Bentrovati da Salvatore e benvenuti nello spazio informativo dell'Associazione Regionale Pugliese. Vi ricordo che l'associazione è in via Pietro Calvi 29 a Milano e diverse sono le iniziative di carattere culturale e sociale che vengono messe in piedi mensilmente, per cui ti invito a collegarti al sito e iscriverti alla nostra newsletter. Siamo nello studio del dottor Umberto Massafra, amministratore delegato di Retail Doctor, una importante società di formazione e consulenza e non solo questo. Ma chiediamo all'amministratore delegato della società come nasce Retail Doctors. Retail Doctors nasce un paio di anni fa dalla volontà mia e del mio socio di mettere le nostre competenze, di capitalizzare le nostre competenze accresciute in oltre 20 anni di esperienza in diverse aziende nazionali e multinazionali in diversi settori, approcciando il mercato della consulenza. Quindi oggi noi mettiamo a disposizione queste nostre competenze per aiutare industria e distribuzione a migliorare le proprie performance di vendita. Dottor Massafra, di che cosa si occupa il Retail Doctors? Retail Doctors ha sede a Milano, ma lavora con diverse aziende un po' su tutto il territorio nazionale. Abbiamo clienti che sono retailer, quindi catene di negozi per le quali facciamo diversi tipi di servizi, ma tutti in qualche maniera focalizzati sulla misurazione, sul miglioramento delle performance di vendita, agendo un po' su tutte le leve tipiche dell'attività commerciale e del marketing. Lavoriamo anche molto con l'industria, perché molto spesso la cultura nostra, che proviene dal retail, dal largo consumo, dalla forte predisposizione, diciamo, vicinanza al cliente, viene particolarmente apprezzata anche dall'industria, sempre in un'ottica di miglioramento delle performance commerciali, focalizzato sul rintracciare nuovi clienti, acquisire nuovi clienti, penetrare meglio i clienti presso i quali si è già presenti, aumentare in poche parole il volume delle vendite, l'efficacia nel tempo delle vendite. A chi si rivolge in particolare? Ah, sì, noi siamo tendenzialmente più focalizzati sulla piccola e media azienda italiana. Abbiamo lavorato, lavoriamo anche con alcune multinazionali, però prediligiamo supportare aziende più piccole che riteniamo essere, diciamo, più adatte a quello che noi possiamo mettere loro a disposizione e soprattutto che rappresentano la spina dorsale del sistema produttivo italiano. Dottor Massafra, in un momento in cui le esportazioni sono la chiave vincente per le aziende che intendono tenersi a galla in un momento di crisi come quello attuale, come può Retail Doctors essere vicino alle imprese in generale e a quelle pugliesi in particolare? Io e il mio socio e gli altri consulenti di cui ci avvaliamo nella nostra struttura avevamo già come manager delle discrete esperienze internazionali. In virtù anche di questa forte domanda che oggi c'è da parte di tutte le aziende italiane, di cercare di esternalizzare, di internazionalizzarsi per cercare nuovi mercati, per penetrare nuovi mercati, ci siamo dotati di particolari competenze che aiutano i produttori, soprattutto potenzialmente produttori di piccola media dimensione, che hanno magari delle eccellenze, dei prodotti per esempio alimentari, tipicamente pugliesi, a penetrare mercati europei oppure del Far East, attraverso un misto di attività che studiano il mercato obiettivo, ma forniscono anche contemporaneamente un sistema di business intelligence che aiuta a trovare immediatamente, in maniera molto efficace, a basso costo, nuovi clienti sui territori esteri. Desidera aggiungere qualcosa? Siamo in chiusura. Fare un appello, lo so che è difficile, noi per primi siamo degli imprenditori, quindi sentiamo anche noi le difficoltà e il morso, diciamo così, di questa crisi. D'altra parte, per quello che è il mio punto di vista, proprio in questi momenti chi è un po' più attento, chi è un po' più coraggioso, chi è un po' più tenace, può cercare, riuscire a cogliere delle opportunità, proprio perché comunque qualsiasi crisi può essere vista anche come un momento positivo. Bisogna però innanzitutto crederci e cercare di raddoppiare gli sforzi del proprio lavoro. È tutto per questa puntata dedicata all'informazione dell'Associazione Regionale Pugliese, che vi ricordo essere a Milano in via Pietro Calvi 29. Come sempre, se vuoi essere informato su quelle che sono le nostre iniziative, iscriviti alla nostra newsletter collegandoti al sito dell'Associazione.